e Marche sono lì davanti nelle prime due posizioni. Qui in Inghilterra con Charles Vers in terza piazza, 22 minuti alla conclusione. Raffaele Marcello è ottavo. Raffaele Marcello, non so se hai mai giocato a Lego Racers, se mettevi due mattoncini verdi e uno bianco aprivi un portale spazio-tempo, probabilmente lui li ha trovati. Esatto, esattamente. Poi voglio vedere con questo onboard molto vicino proverà ad affacciarsi. Molto vicino Raffaele Marcello in questo momento con la vettura numero 88. Attenzione, contratto dentro qui qua, che va larghi con la 27. Dentro. Attenzione Marcello, dove passa? Mette. Con De Moustier che ha una traiettoria non molto felice. Arriva qui, lo lascia andare, lo cucina a fuoco lento e passa via. Dove ha infilato la sua macchina, due, ragazzi? Raffaele Marcello è bellezza per gli occhi, è un affresco che corre all'interno del circuito. Ragazzi, che paura passare lì, mi fa paura guardarlo. Lui probabilmente non ci ha pensato neanche. Come dicono quelli di Oltre Manica, pass on the grass per Lello Furioso. Sesto, se l'è andata a prendere di forza. Dove l'ha costruito? Ho visto la gente alzarsi in piedi lì, dove c'è il pubblico, lo guardiamo. Sto sudando, Marco. Mi sento di aver fatto uno stint anch'io, probabilmente. Bella questa gara all'interno del circuito inglese. Brands Hatch racconta storia e lo sta facendo anche oggi. Meno male che non si passa. Cheat Raffaele Marcello. Lui è passato probabilmente in un punto in cui probabilmente gli altri neanche ci pensano, sai che c'è, Marco, una situazione anche pericolosa, perché due macchine lì con il contatto che è possibile e puoi fare da flipper per quelle che sono poi il toccare tra le due carrozzerie. Vorrei un replay che probabilmente la regia ci regalerà. Intanto Ivan, stavo guardando i tempi, Valentino 25. Eccolo qua, eccolo. Eccolo qua, ne ha passato uno in pista, arriva qui, molla leggermente il gas, battezza la 27 larga, si infila nella traiettoria pulita, probabilmente come se nessuno ci fosse vicino.